E dopo oltre 34 milioni di visitatori in 60 città del mondo, con il patrocinio del comune arriva a Napoli, al Reale Albergo dei Poveri, la mostra di Von Hagens. Body Words si propone di far conoscere il corpo umano come non è mai stato possibile fare prima, attraverso la tecnica della plastinazione inventata da Von Hagens, che consente la conservazione di tessuti ed organi dopo un trattamento con polimeri di silicone. Le pose assunte restituiscono lo spettacolo dell'anatomia, ma soprattutto la possibilità di entrare in contatto diretto con il corpo umano. Die Ausstellung Body Worlds ist vor allen Dingen eine tiefe Selbsterfahrung. Questa mostra consente all'uomo finalmente di conoscere il proprio corpo. Si vive tutta una vita col proprio corpo, ma non si sa, non lo si conosce a sufficienza nel suo interno. Qui si può avere un contatto diretto col corpo. Die Ausstellung Body Worlds erlaubt genau das. Questa mostra ha un valore eccezionale dal punto di vista educativo, didattico, sia per quello che riguarda appunto lo studio del corpo umano, che sicuramente rimane la macchina più perfetta in assoluto, sia per quello che riguarda il discorso della prevenzione, perché ci stanno dei reperti che sono di effetto. Noi abbiamo una tradizione di storia della medicina veramente gloriosa, abbiamo dei reperti meravigliosi, conservati con le tecniche dell'epoca, e quindi ci è sembrato molto bello coniugare quel metodo di conservazione con i nuovi e più tecnologici metodi di conservazione con questa tecnica. Meccanismi vitali, funzionamento degli apparati, differenze tra organi malati e sani. A Napoli in particolare tutto questo si inserisce in una storia di familiarità con la medicina e con le tecniche con cui si è sempre affrontata, studiata ma anche sfidata la morte. Un'eredità che inserisce questa tappa del lungo viaggio della mostra in un ambiente speciale, sia per la città sia per il luogo prescelto, il Reale Albergo dei Poveri. Noi dobbiamo vincere un'altra grande sfida, e la vinceremo, quella di restituire questo luogo che una volta ospitava 10.000 persone ed era il luogo dell'accoglienza, a diventare la casa dei beni comuni.